Buonasera a tutti, ben ritrovati. L'ultimo appuntamento di questa ricchissima settimana di incontri e di appuntamenti al nostro stand, allo stand dei Domenicani, al Meeting 2013. Abbiamo voluto bissare in quest'ultimo giorno perché abbiamo con noi padre Marco Salvioli, che ha curato l'edizione italiana e l'introduzione al libro di John Milbank, Il fulcro sospeso, che è stato presentato proprio da lui insieme ad altri questa mattina, tra i quali lo stesso autore, John Milbank, proprio al Meeting in sala in padiglione a tre al caffè letterario. Insieme a lui, docente di filosofia e di teologia presso la facoltà teologica e lo studio filosofico domenicano a Bologna, insieme a lui padre Marco Rainini, che magari già conoscete, già protagonista ieri con padre Giorgio Carbone sul nostro incontro sulla legge dell'amore, docente di teologia alla facoltà teologica dell'Emilia Romagna, ma anche di storia della storiografia medievale all'Università Cattolica a Milano. Insieme ci parleranno del tema che sapete, la differenza cristiana. Cosa caratterizza il cristianesimo? La grazia e il paradosso umano, quel legame, quel rapporto tra naturale e soprannaturale che è poi l'oggetto stesso del libro di Milbank. Ma senza altri indugio, lascia la parola a padre Marco, lasciando a voi la domanda: chi tra i due inizierà? Comincio io. Allora, come giustamente ricordava padre Roberto Viglino, il libro che presentiamo questa sera, ma direi più in generale una volta di più il tema che vogliamo affrontare, ha già avuto un suo sviluppo, diciamo, questa mattina a mezzogiorno al caffè letterario. Però ecco, ne vogliamo parlare più distesamente. Ne vogliamo parlare più distesamente perché? Perché è un tema veramente centrale. Credo, io sono stato molto contento, molto soddisfatto dell'incontro di oggi mezzogiorno. È stato stretto nei tempi come era inevitabile, ma secondo me è già emerso come quanto andiamo ad affrontare in realtà sia veramente un tema che è all'alba di uno sviluppo e forse direi anche al tramonto di un'altra epoca che inevitabilmente va concludendosi, se non si è già conclusa. Ecco, in due parole cercavo di illustrare di che cosa parleremo nei prossimi minuti con alcuni amici e non trovavo una definizione migliore di questa. Parliamo del desiderio dell'uomo. Se il desiderio dell'uomo sia concluso e rinchiuso entro i termini della natura o se non vada forse al di là. Parlare di un tema come questo al meeting significa tutto sommato andare forse sullo scontato, sembrerebbe almeno, in realtà credo che lo sia molto meno di quanto potrebbe sembrare, anzi direi che non lo è proprio per niente. Oltretutto ne parliamo facendo riferimento a un autore che ha una vicenda molto meno piana di quella che forse ci aspetteremo. Henri de Lubac è uno dei grandi padri del Concilio Vaticano II, ma prima di essere uno dei grandi padri del Concilio Vaticano II ha una vicenda personale non, ecco, esattamente lineare, almeno dal punto di vista dell'accettazione della sua speculazione negli ambienti ecclesiastici. E nonostante questo, ecco, nella presentazione viene definito questo come il teologo più rivoluzionario del XX secolo, o forse proprio per questo, e il suo pensiero come autenticamente postmoderno. Oltretutto vorrei richiamare un'altra citazione che mi sembra capitale, del cardinale Walter Kasper. Dice che la crisi del soprannaturale, anche questa ricordata nella presentazione, la crisi del soprannaturale sta alla radice della crisi che attualmente la Chiesa vive in Occidente. E paradossalmente credo che con il cardinale Walter Kasper siano d'accordo anche le frange meno propense a scendere a patti con la modernità e anche con, diciamo, gli esiti della vita ecclesiale degli ultimi decenni. C'è una sorta di convergenza sulla critica a Henri de Lubac
e alla sua posizione del problema del soprannaturale. Ecco, come vedete già il tema si fa interessante. Chiederei allora a Marco Salvioli, che ha mirabilmente curato questo libro, che spero divenga davvero un libro presto al centro del dibattito teologico, anche in Italia, perché merita di esserlo. Ecco, chiederei a Padre Marco di illustrare in pochi tratti, ma chiari, insomma, qual è il problema del soprannaturale, così come viene posto da Henri de Lubac e così come John Milbank, autore del libro che viene tradotto con questo bel titolo, Il fulcro sospeso. Ecco, come viene posto il problema da de Lubac e come viene interpretato da Milbank. Grazie, ringrazio Padre Marco Rainini per la precisa introduzione. Ma il dibattito intorno al soprannaturale si è aperto appunto nel Novecento attraverso quest'opera effettivamente rivoluzionaria di de Lubac, intitolata appunto Surnaturel, soprannaturale, del 1946. Sembra una questione estremamente tecnica. In realtà cercherò di spiegarla facendo sì che la questione intrecci le nostre vite. Allora, innanzitutto il problema è storico, è un giudizio su quello che è accaduto in Occidente. Per riprendere un termine che è al centro, ad esempio, del dibattito tra Habermas e Ratzinger sullo Stato laico, sulla secolarità, eccetera, l'Occidente si presenta sotto forma di un'anomalia. Abbiamo l'irruzione dell'evento cristiano, l'incarnazione, Gesù, che dà una svolta radicale a tutto l'Occidente. Si instaura progressivamente una, possiamo dirlo, una cultura cristiana attraverso i padri della Chiesa, i grandi dottori medievali. Poi avviene qualcosa che ha dato luogo solo in Occidente ad un'idea dell'uomo che prescinde dalla relazione viva con Dio. Ora, la questione è questa. Tutto quello che noi chiamiamo secolare, tutto quello che noi chiamiamo laicità, e che sembra un dogma intoccabile della nostra attualità, per Henri de Lubac e per John Milbank, che ne segue, ne prosegue e ne approfondisce la tesi, non tanto in questo libro ma in un altro che prepara questo libro, questa idea dell'uomo che sussiste senza relazione con Dio nella propria natura, l'uomo naturale, che poi diventerà il bon sauvage di Rousseau, nasce dall'interno della teologia, da quella che Milbank chiama, giustamente, a mio parere, una bad theology, una cattiva teologia, che ha perso il senso della partecipazione dell'uomo alla vita di Dio, sia naturale che soprannaturale, e inizia a pensare l'uomo nella sua natura pura, cioè senza questa relazione di grazia, senza la partecipazione alla vita divina, cioè l'uomo puramente naturale. Da qui a il pensiero etsi deus non daretur, come se Dio non fosse di grozio, eccetera eccetera, che dà poi luogo alla modernità, e c'è poco. Allora, l'idea è questa.
la teologia per vicende che vanno approfondite e che, se volete, poi vedremo, dà luogo ad un'idea dell'uomo che prescinde dalla relazione viva con Dio. E questa, se la teologia se la porta dietro, per alcuni motivi, apre lo spazio, in un Occidente ancora profondamente cristiano, all'emergere di una visione della società, dello Stato, dei rapporti umani, propriamente secolare, come quella che oggi viene passata per normalità. Allora, già al dire che questa presunta normalità, perché l'uomo normale è l'uomo senza Dio, l'uomo con Dio è uno un po' particolare, uno che c'ha qualcosa di più, se vuoi. Allora, già dire che questa secolarità, questa visione laicale, laicista della vita, non laica nel senso cristiano chiaramente, laicista della vita, ha una storia, ha un inizio, un tempo non c'era perché l'uomo era religioso ed è stata inventata per vicende interne alla teologia, è tantissimo. Ecco, è questa la cosa che De Lubac mette in luce. Guardate che quella che voi chiamate natura pura, il modo di guardare all'uomo prescindendo anche solo teoricamente dal riferimento a Dio, ha aperto la strada ad una storia, che è quella dell'Occidente, che ha pensato di trovare in un'idea neutra dell'uomo, svuotata dalla relazione viva con Dio e quindi svuotata anche molte volte dalle relazioni ricche tra di noi, il paradigma dell'uomo naturale. Il resto è qualcosa di più, che se c'è, se c'è bene, se non c'è è uguale. E pertanto si rischia di fare del dono di Cristo, della partecipazione alla vita divina, cioè della grazia, una ciliegina sulla torta. Qualcosa che, se c'è bene, se non c'è, fa lo stesso. Allora, è questo che De Lubac va, dall'interno della teologia che si faceva al suo tempo, va a mettere in luce. E per questo, secondo Milbank, è il teologo più rivoluzionario. Concludo per spiegare meglio l'altro riferimento che faceva Padre Marco. È anche il teologo, secondo lui, anacronisticamente postmoderno, perché supera il dato di fatto su cui si edifica la modernità, che è questa separazione tra natura e grazia sistematicamente accolta, che diventerà una separazione tra fede e ragione, dove nei momenti di conflitto verrà avvertita appunto dolorosamente, nei momenti invece di tregua verrà utilizzata per dire: guarda, potere civile, fai il tuo che noi in chiesa ci guardiamo noi, cioè il sindaco e il parroco, no, che si dividono un po' i territori di competenza cercando un quieto vivere sostanzialmente. Ecco, questo non è proprio dell'annuncio dell'Evangelo. L'annuncio dell'Evangelo è: Dio si fa uomo perché l'uomo venga a partecipare della natura divina, ma l'uomo nella sua integralità. Niente è escluso da questa chiamata, tutto è ricapitolato in Cristo. Benissimo, ecco, molto chiaro il discorso. Io ti chiederei allora di soffermarti un po' su quella che mi sembra la radice quantomeno della speculazione di De Lubac a questo riguardo, cioè proprio il problema del desiderio naturale di vedere Dio. Perché, ecco, e scavando attorno a questo tema, io credo che si possa anche capire l'emergenza, se mi permettete così l'aggancio, l'emergenza del pensiero di De Lubac sull'emergenza dell'uomo, per capire l'uomo. Allora, già questa mattina dicevo una cosa che mi piace condividere anche con voi, relativamente al titolo del meeting stesso e della consonanza che c'è. Chiaramente De Lubac non è un autore nuovo per coloro che conoscono la genesi del movimento,
Yakabuk fu tra i, la vecchia Yakabuk fu tra i promotori, ancora lo è, e detentrice dei diritti dell'opera di De Lubac. Ora, emergenza uomo, dicevo, si può significare chiaramente pericolo per l'uomo, va bene, questo lo capiamo tutti, ma c'è anche l'atto di emergere dell'uomo. Perché dico questo? Perché occorre vedere le cose da un punto di vista cristiano in un modo orientato alla speranza, in un modo orientato alla promozione e salvaguardia dell'autentica umanità in Cristo. Allora, questo tema della grazia, dell'uomo chiamato alla divinizzazione, è l'emergere, a mio parere, dell'uomo, è la ripresa di un tema che in sé ha la forza di superare quel nichilismo denunciato da Nietzsche nella morte dell'uomo, nella morte di Dio, che poi si è rivelata per Foucault morte dell'uomo. Ora, seguendo questa storia secolare, secolarizzante, l'uomo si è trovato ad essere svuotato, no? Di senso, diventa una cosa, diventa qualcosa di riproducibile tecnicamente. Ebbene, invece, ripartire dall'autentico messaggio cristiano e la sua radicalità, ripartire dal tema della divinizzazione, della grazia come partecipazione alla natura divina, significa, ex parte Dei, dalla parte di Dio, rilanciare il tema nuovo, quindi l'atto di emergenza dell'uomo che tiene in sé la natura, la sa nel proprio microcosmo e la riporta a Dio. Ora, la genialità di Henri de Lubac è stata quella, a mio parere, di anticipare una strategia che nel postmoderno cosiddetto è diffusa, cioè quella di decostruire un assetto. L'assetto che De Lubac ha presente è questo: per l'uomo c'è un fine naturale, un fine soprannaturale, e il fine naturale è quello che si realizzi come uomo, e qua pensiamo al limbo dove c'è Socrate che non ha potuto conoscere Cristo e quindi se ne sta lì, si è realizzato come uomo, ma non ha la possibilità di godere della visione di Dio. E poi c'è il fine soprannaturale per quelli che sono chiamati. Ecco, questa visione, si chiede De Lubac, è la visione di San Tommaso d'Aquino? È la visione dei padri? Proprio perché separare così l'uomo legittimava coloro che dicevano: guarda, io non ho l'ambizione di diventare come Gesù Cristo, mi accontento di essere uomo. Si può ragionare così? Ci si può accontentare di essere uomo in questo senso? L'uomo può essere pensabile all'interno di questa riduzione? Ecco, dice De Lubac, per la rivelazione no, ma neanche per San Tommaso d'Aquino. E qui va a decostruire tutta una comprensione della teologia scolastica, che si chiama neoscolastica, che per quanto riguarda il fine dell'uomo conosce questa duplicità e dice: se c'è un fine dell'uomo come essere creato nell'ambito della natura, lo è, ma in quanto sempre subordinato al fine ultimo, che è la visione di Dio, è la partecipazione alla vita divina, nella gloria, eccetera, eccetera. Ora, per decostruire questo assetto, cosa fa? Da genio, a mio parere, va a prendere un tema tutto sommato marginale nell'antropologia dell'epoca, che è il desiderio naturale di vedere Dio, ne apprezza la qualità paradossale, desiderio naturale di vedere Dio. Vedere Dio è il soprannaturale per eccellenza, è ciò che oltrepassa chiaramente i limiti di qualsiasi natura creata, perché riguarda l'essenza stessa di Dio, il mistero stesso di Dio. Pensiamo al 33° canto del Paradiso di Dante. E lo fa proprio, seguendo San Tommaso, della costituzione dell'uomo. L'uomo è costituito da un desiderio che oltrepassa costitutivamente la propria capacità. L'uomo è un desiderio aperto sull'infinito.
prendendo questo pezzettino lui ha potuto decostruire l'assetto stabilito e aprire una nuova comprensione. Questa nuova comprensione, scusa Marco, finisco, in cosa si concretizza? Perché sembra molto astratto, il tema è teologico. Si concretizza in questo: non c'è regione umana, non c'è ambito dell'umana esperienza che sia neutro rispetto alla chiamata in Cristo. Non esiste ogni aspetto della vita. Pertanto, se oggi esiste ad esempio un movimento di cristiani laici che si occupa di società, che si occupa di terzo settore, che si occupa di politica, che si occupa di quelle realtà, no, che sembrano non essere proprie di un ecclesiastico, e non lo sono, sono dei laici, ma non per questo sono al di fuori di Cristo, è perché si è compreso questa relazione tra grazia e natura, che la natura è posta in essere per la grazia, per partecipare alla vita divina, in ogni ambito. E questo desiderio che costituisce l'uomo di qualcosa che l'uomo non può conseguire da sé, ma che può incontrare solo nella forma del dono, e nessuno di noi desidera ad esempio un amore che non sia dono. Chi è che desidera un amore che se lo può comprare? A parte qualcuno, vabbè, lasciamo perdere la cronaca, e tutti noi desideriamo amori nella forma del dono. Ecco, il dono è costitutivo dell'uomo. L'uomo esiste per ricevere un dono. Qual è il dono? È la vita stessa divina in Cristo Gesù. Ti ringrazio per la chiarezza, una trattazione molto esauriente e molto chiara. E io vorrei allora rilanciare, partendo da una sollecitazione che era di Milbank questa mattina e che è, direi, non singolarmente consonante con quanto tu stai dicendo. Cioè, Milbank diceva: ciò che è essenziale per l'uomo a questo punto, per il cosmo, per tutta la natura, è ciò che apparentemente non è essenziale, che è in più, che è un dono. Cioè, il dono, che di suo è qualcosa che viene dato in più, che non è dovuto, è in realtà essenziale, la cosa più essenziale all'uomo. Il paradosso, appunto, di De Lubac, lo chiamava Milbank. Ora, questo mi riconduce al problema, per esempio, dell'arte. O, per contro, ecco, alle voragini esistenziali in cui crolliamo, in cui ci disintegriamo nel momento in cui inseguiamo semplicemente ciò che sembra la stretta necessità, d'altro lato. E mi riconduce a quanto io ho letto l'altra sera. Giravo su YouTube nella mia miseria agostana, sapete, i frati d'agosto si spengono un attimo, rimangono, come ahimè tutti i mortali del XXI secolo, davanti al computer, e io cercavo una canzone, a mio modo di vedere, splendida, dei Dire Straits, gruppo che non so se conoscete, degli anni Ottanta, chi oramai non ha più 20 anni forse se li ricorda, e sotto, fra quelle cose pericolosissime che sono i commenti, che non vanno mai letti, e io li ho letti, un ignoto autore ha scritto: Dio parla attraverso la chitarra di Mark Knopfler. E io dico: non è una bestemmia, è vero. Dio parla attraverso quella bellezza. Tra l'altro, proprio un monaco cistercense, mi ricordo che una volta diceva: il regno di Dio, il regno dei cieli, la vita eterna sarà molto più pulita e più limpida dell'assolo della chitarra di Mark Knopfler. Cui vedete che abbiamo a che fare con un padre della Chiesa, questo chitarrista è di valore straordinario. Ecco, come si inserisce, e direi che siamo forse già a metà strada, il discorso dell'arte in questo discorso del dono sviluppato da Milbank sulle spalle di De Lubac? Ma sostanzialmente Milbank con De Lubac soprattutto tratta di questo aspetto commentando un'opera, l'ultima opera di De Lubac, che è dedicata a Pico della Mirandola.
e per noi modenesi insomma è un onore aver avuto un tal genio. L'alba incompiuta del Rinascimento, proprio perché c'è l'idea forte in De Lubac che il cristianesimo sia un umanesimo, ma questa storia, no, dell'affermarsi del cristianesimo come umanesimo sia stata interrotta appunto dall'emergere di quest'altra storia secolare. Ma non è l'ultima parola, ci stiamo attrezzando, stiamo ritornando. Allora, la questione dell'arte appunto è questa. Allora, pensate a quello che dice, tanto per citare un autore che viene poco citato in questa edizione del Meeting, Chesterton più o meno nell'Uomo Eterno dice che non c'è spiegazione perché l'uomo faccia dei disegni rupestri. Dove c'è l'uomo c'è qualcosa che, pur essendo umano, va al di là di quello che è spiegabile con le relazioni di necessità che l'uomo intesse. Cioè, dove c'è l'uomo c'è un surplus, c'è arte. Dovunque trovate, oppure c'è un riconoscimento, per stare nell'ambito così dell'archeologia o dell'antropologia culturale, c'è un riconoscimento funebre, cioè c'è qualcosa che apparentemente non serve, cioè l'inutile, no? Non è spiegabile con quei meccanismi di necessità che regolano la nutrizione, il respiro, le funzioni vitali, l'aggressività, la riproduzione, eccetera, eccetera. Ecco, l'analogia, che è di radice tommasiana, cioè si rifà all'Aquinate, e che viene sviluppata da De Lubac nel discorso su Pico della Mirandola, ma viene ripresa nel suo senso in questo libro, in alcuni passaggi di questo libro di Milbank, è questa. L'arte, la cultura, che dice questo sovrappiù rispetto alla natura dell'uomo e alle sue esigenze, è nell'ordine orizzontale l'analogia che ci permette di comprendere nell'ordine verticale la grazia. Perché? Perché la grazia si spiega col dono. La grazia, non vi è nulla nell'uomo che possa esigere la grazia, ma la grazia, proprio in questo suo elemento di gratuità, lo dice la parola stessa, va a definire nell'intimo l'uomo, così come definisce la differenza tra l'uomo e l'animale, il fatto artistico e il fatto culturale. Cioè, il fatto artistico e il fatto culturale ci distinguono dall'animale, così come, per analogia, la grazia, che di per sé è la vita divina e che a noi non compete, non competerebbe, viene a definirci. Per cui l'uomo è tanto più comprensibile a partire da questo surplus paradossalmente essenziale. Ed è un altro modo per entrare, attraverso una metafora che riguarda quindi tutto lo sviluppo culturale, lo sviluppo artistico, ciò che l'uomo esprime di sé sul piano appunto orizzontale, e ci viene in aiuto per comprendere questo fatto straordinario, questo paradosso umano, che siamo creati e concepiti in grazia, cioè siamo stati creati e concepiti in Cristo a immagine e somiglianza di Dio, come dice Giovanni nel prologo o Paolo nell'inno ad Efesini. Cioè vi è questa scaturigine. La natura sorge dalla grazia, che in radice è la stessa vita divina. Allora, se questo è, cioè, palese, più difficile comprendere come la chiamata alla vita divina venga a definire l'uomo. In un passaggio molto interessante, che va sempre, che ritorna, no, come un'onda, sempre sul medesimo tema per poterlo approfondire, Milbank dice: non vi è la divinizzazione a causa della creazione. Cioè, non è che Dio ci ha creato e poi ci chiama
a partecipare della sua vita, che non è che a un certo punto dice ma dai, eleviamo l'uomo, no, è la creazione, c'è a motivo della divinizzazione. Tutto ciò che Dio gratuitamente pone nell'essere è chiamato a ritornare in Dio. Ora, l'uomo ritorna in Dio partecipando della sua stessa natura, perché così Dio ha voluto. E tutto il cosmo, che non può partecipare allo stesso modo della natura divina come l'uomo, cioè come un essere intelligente, capace di amare, può fare, è chiamato nell'uomo a ricongiungersi al divino. E questa... E questo è il disegno, ma fin dai tempi di Atanasio, Dio si è fatto uomo perché l'uomo possa partecipare della natura divina. E un'altra cosa, bisogna fare tutti, perché uno può dire, ma perché io devo fare tutti questi giri tra essenziale, surplus, sovraessenziale? Ma semplicemente perché se dicessi che la grazia è essenziale all'uomo e basta... Direi che la partecipazione alla vita divina è essenziale all'uomo e basta, cadrei in una forma di panteismo. Cadrei cioè nel fatto che perché l'uomo esista deve essere Dio. Non è così. L'uomo esiste attraverso questa, ed è chiamato alla partecipazione alla vita divina attraverso questa struttura paradossale. Per cui l'uomo non coincide con la vita divina, ma si definisce solo nella partecipazione ad essa, ma non coincide, perché se coincidesse sarebbe il panteismo, che dopo diventa immediatamente naturalismo. Questo lo dico perché se c'è qualche teologo di vecchia osservanza potrebbe farmi questa obiezione, io ho cercato di anticipare la possibile risposta. D'altra parte appartieni a un ordine di inquisitori e conosci bene i meccanismi dell'inquisizione, si potrebbe dire. Ecco, tra l'altro a me venivano in mente queste splendide immagini medievali del mondo fatto a croce, perché Dio sapeva di doverlo redimere tramite la croce. Anche sull'espressione simbolica di concetti di questo genere varrebbe la pena di riflettere di più, ma lo faremo magari in altra sede altre volte. Però ecco, da questo tuo ultimo accenno io comprendo, non conoscendo la vicenda di Louis Bach, ma invece conoscendola come storico ho un'ulteriore conferma del fatto che una visione di questo genere non solo non è scontata, ma ha faticato ad emergere. Cioè dire che nel cuore dell'uomo c'è un desiderio e questo desiderio rimanda a Cristo, ripeto, nel meeting di comunione e liberazione può sembrare quasi pleonastico, quasi qualche cosa di scontato, ma in realtà non è affatto. È all'altezza degli anni 40-50 del XX secolo. Posizioni di questo genere correvano il rischio di essere condannate, di fatto lo sono state. Allora io ti chiederei, da un lato, di proprio tracciare per brevi termini la vicenda non solo di Louis Bach ma anche del suo pensiero, e come poi in realtà, anche a fronte delle eventuali sanzioni rivolte contro di lui, che di fatto ci furono, come in ogni caso il suo pensiero si può salvare, anzi non solo si può salvare ma rimane intatto in tutta la sua potenza rivoluzionaria. Provo a vedere che si è. E, dunque, ma su che ci furono di fatto, allora, nei confronti di Louis Bach, a seguito della pubblicazione di questo libro, che non è ancora stato pubblicato in italiano, benché uscì nel 1946, Il Sur Naturel, la prima edizione non è stata tradotta, ci furono dei provvedimenti disciplinari all'interno dell'ordine dei gesuiti, ma diciamo per questioni di prudenza, cioè i superiori di Louis Bach erano più papisti del Papa. E pertanto nel momento in cui nel 1950, quattro anni dopo la pubblicazione del Surnaturel, l'Humani Generis
se la prendeva con, senza fare nomi, no? Con altri, cito dall'enciclica di Pio XII, con qualcuno altri snaturano il concetto della gratuità dell'ordine sovrannaturale quando sostengono che Dio non può creare esseri intelligenti senza ordinarli e chiamarli alla visione beatifica. Allora, all'interno di questa chiaramente presa di distanza del pontefice, molti hanno letto, ecco, il Papa ha condannato le posizioni di De Lubac. Allora, in primis, questa cosa non è mai stata resa ufficiale, no? L'ordine ha preso le sue precauzioni, quindi l'ha punito, non l'ha fatto insegnare, eccetera, eccetera. E De Lubac ha sempre sostenuto che quella visione dell'enciclica non era contro di lui, anzi lui in un articolo di un anno precedente alla enciclica, cioè del 49, aveva sostenuto la medesima cosa, e tutto il libro, il mistero del soprannaturale, che uscì intorno nel 1960, se non erro, è teso a mostrare come quelle tesi da lui sostenute nel 1946 fossero in realtà pienamente compatibili con l'insegnamento del pontefice. Ora, al di là di alcune questioni piuttosto complicate dal punto di vista esegetico e anche storico, qual è la questione, il nocciolo? Il nocciolo è questo. Secondo Aristotele, la natura non conosce nessun desiderio che sia destinato ad essere frustrato. Se la natura, Dio nella natura, mette un desiderio nell'uomo, negli animali, nei viventi, questo deve essere commisurato alle sue capacità in modo che lui possa soddisfarlo. Non c'è un desiderio che di per sé andrebbe frustrato. Allora, secondo questa interpretazione, cioè leggendo il paradosso di De Lubac, il paradosso anche di San Tommaso, il desiderio naturale di vedere Dio, con l'ottica aristotelica, come facevano molti teologi allora, accade l'inevitabile, cioè l'uomo non riuscirà mai ad elevarsi da sé alla natura, alla partecipazione alla vita divina. Quindi questo, se venisse asserito il contrario, cioè che c'è un desiderio naturale di vedere Dio, del soprannaturale, vuol dire che la grazia è qualcosa che Dio deve dare all'uomo, perché se no non doveva dargli il desiderio, cioè la sua gratuità viene meno. Allora si è cominciato a dire, guardate che De Lubac dice che Dio non può creare un essere intelligente senza dargli necessariamente la grazia. E allora dov'è la gratuità della grazia? Perché la grazia è un dono? Perché la grazia è un dono. De Lubac dice, io non ho mai sostenuto la cosa in questi termini, perché non si può appiattire, diciamo, il pensiero del soprannaturale su quello che è un pensiero come quello di Aristotele, che è commisurato sull'esperienza della natura in assenza della rivelazione. La rivelazione ci invita a pensare le cose in maniera lievemente differente, e questa differenza nel modo di pensare si chiama paradosso. Allora, come si fa a salvaguardare la gratuità della grazia e insieme la gratuità del desiderio di cui l'uomo è fatto? Ma riflettendo su una cosa di per sé molto semplice, dice De Lubac, voi dite che la natura è il regime della necessità e la grazia è il regime della gratuità. Ora, nel cristianesimo si può pensare, al di là di Dio, nell'ordine del creato qualcosa di necessario? No, perché è dogma che la creazione di Dio è libera. Non è un'emanazione necessaria di una divinità al modo dei neoplatonici, è un atto d'amore, per cui costitutivamente libero, per cui già la creazione è dono.
Quindi già quel desiderio che posto nel cuore dell'uomo è dono e va interpretato non sulla linea di una necessità che richiede qualcosa di esigibile e pertanto limiterebbe la gratuità divina nel dono della grazia, ma come un duplice ordine di gratuità, un ordine di gratuità naturale che riguarda ciò che noi possiamo compiere, le poche cose che noi possiamo compiere sulla base di un'autonomia dell'uomo che esiste, c'è ed è anch'essa dono di Dio, ma questa dimensione acquista il suo senso ultimo nella chiamata alla partecipazione alla vita divina, che è una gratuità di secondo grado che rende, tra virgolette, ragione del disegno di amore di Dio. Noi che non eravamo destinati all'esistenza, San Tommaso dice: l'atto di creazione è il primo atto di misericordia, perché non c'è niente di più misero del non essere. Quindi già Dio nell'atto della creazione fa un atto di misericordia, ma non la misericordia che ti guarda l'altro al basso, ma la misericordia, come tutta la misericordia cristiana, che ti viene incontro nel tuo non essere e ti porta alla pienezza dell'essere divino. Questo Cristo ha fatto. Ecco, già nell'atto di creazione c'è un dinamismo di misericordia, c'è un dinamismo di grazia, per cui la creazione va paradossalmente pensata nella redenzione. È in Cristo che l'universo è stato creato, ma prova a pensare Cristo non crocifisso, non risorto. Che Cristo è? Non è il Cristo, è la rivelazione. In lui tutte le cose sono state create. Allora, da un punto di vista radicalmente teologico, il padre Barzaghi e noi che facciamo parte della scuola di anagogia, come alcuni altri tra voi, diremo da un punto di vista anagogico, cioè guardando le cose sempre per partecipazione ex parte Dei dal punto di vista di Dio, si vede che tutto il disegno ha un centro in Cristo Gesù e tutto è stato creato in lui. Pertanto dire che la natura è il regno della necessità e la grazia, la gratuità, facendone due livelli sovrapposti e incomunicanti, non ha senso. Voi mi dite, ma sono robe dei teologi, scusa, a me nella mia vita cosa c'entra? Allora, nella vita si fa presto a dire, quando noi pensiamo all'uomo realmente uomo, all'uomo realmente compiuto, realizzato, all'uomo maturo, a cosa pensiamo? Culturalmente ci vogliono dire da più parti che l'uomo maturo è quello della psicologia, è quello che le scienze umane vanno a stabilire, oppure quello dei sociologi o quello. Ecco, questo significa che nel migliore dei casi la grazia è la ciliegina su un uomo che può raggiungere, una donna, la maturità con mezzi puramente umani. Per cui c'è l'uomo è integro indipendentemente dalla relazione con Dio. Ebbene, questo non è cristianesimo. E quando il cristianesimo ospita queste concezioni, quando il cristianesimo dice sì, ma perché la fede poi se uno ce l'ha, ma qua è questione di natura, qua è questione di umanità, prescindendo dall'umanità colta in Cristo, tu l'umanità la perdi, perché stai parlando di un astratto. Perché nella storia, nella concretezza, la grazia di Dio agisce e l'uomo non può essere neutro rispetto a questa dimensione. Non c'è neutralità rispetto a Cristo, altrimenti non sta in piedi nulla. Allora, la sfida che Milbank lancia con questo testo, e io mi sono preso così l'incarico di curarlo, di tradurlo, anche se è stata un'impresa anche un po' ardua, e ringrazio l'edizione Studio Domenicano che l'ha promossa e ha accettato di pubblicarla, è proprio
una sfida, un certo modo di pensare, che il cristianesimo, la relazione con Dio, con Cristo, eccetera, sia qualcosa di accessorio, che c'è se lo vuoi, c'è se lo desideri, se no fa lo stesso, anzi. Cioè, noi siamo troppo abituati, anche tra cristiani, a determinare l'uomo in base a criteri secolari, a valutarne la maturità, a valutarne la realizzazione. Ma allora è chiaro che succedano cose come quelle che sono accadute sul Corriere l'altro giorno, che se non sì, pochi giorni fa, che sponsorizzava come stile di vita la Page lo stile free child, cioè libero dai figli, e diceva: ah, se uno vuole realizzarsi non deve avere figli, perché è più libero, perché può fare tante cose. E poi diceva: guardate Papa Francesco, vedete, non ha figli, guarda com'è bravo. Cioè, completamente fuori, perché è un'idea di realizzazione cristiana, questa, cioè, pardon, di realizzazione umana, che se tu prescindi dalla rivelazione, se tu prescindi dal rapporto con Cristo, puoi anche chiederti se va bene. Ma noi, a cui è stato fatto il dono della verità in Cristo Gesù, possiamo mai andare a fare un ragionamento del genere? No, no. Allora occorre che la teologia e i cristiani si riappropriano consapevolmente del fatto che la rivelazione che ci è stata fatta è un sapere. Noi sappiamo qualcosina di più sull'uomo, non perché siamo orgogliosi, ma perché ci è stato donato, non perché siamo necessariamente più bravi da un punto di vista di quoziente intellettivo, ci è stato donato, ma non possiamo nascondere questo sapere. Dobbiamo farlo entrare nella storia, a costo di essere criticati aspramente. Allora, un altro dei motivi per cui secondo me John Milbank è interessante è questo, cioè lui ha messo in luce la falsa umiltà di tanta teologia moderna, che sostanzialmente dice: sì, il cristianesimo è così, un cristiano dovrebbe vivere così, Gesù Cristo ha vissuto così, ma ci credo fino a un certo punto. Perché molti fanno così. Invece, nell'umiltà di chi tutto ha ricevuto in quanto dono, come cristiani, la nuova evangelizzazione deve essere fatta con una nuova capacità di proporre il punto di vista autenticamente cristiano sulle cose, sapendo che non è né una violenza né una ciliegina che si aggiunge sulla torta, ma è ciò che mi permette di dischiudere, assaporare realmente il senso dell'uomo e pertanto il senso della mia vita. Altrimenti è una grande illusione, e come diceva San Paolo, se è un'illusione noi siamo i più disgraziati tra tutti gli uomini. È qua, cioè, o è così oppure lasciamo perdere. Bene, io direi che sono, come si dice in queste occasioni, molti gli spunti che ci hai offerto. Io ne raccolgo uno, lo rilancio, ma lo lascio subito lì, poi vediamo se nel dibattito, eventualmente nelle domanda che possiamo, per cui c'è ancora spazio, possiamo riprenderla. Ma ad esempio, il grande tema che mi sembra rilanciato anche dall'enciclica papale recente è quella proprio della fede come conoscenza, che è un po' dimenticato certamente dalla fede vissuta, ma credo anche dalla teologia contemporanea. La fede dà una conoscenza ulteriore, non è semplicemente un fatto di volontà e di adesione, ma torniamo sempre alla radice, ai secoli che stanno alla radice di questo sviluppo poi del secolarismo, della secolarizzazione. Allora io passo il microfono a padre Roberto Viglino e a questo punto chiedo se c'è ancora tempo per qualche domanda ed eventualmente di gestire il dibattito. Ecco, c'è qualche domanda, qualche sollecitazione, qualcuno che abbia qualcosa da aggiungere, da chiedere o da qualche richiesta di chiarimento, a partire da quello che padre Marco Salvioli ci ha detto in particolare. Credo sia stato sufficientemente esaustivo, toccando tutta una serie di punti e di temi, come dire, permettendo anche alla nostra mente di scendere in profondità nella bellezza, nella verità del mistero cristiano e tutta una serie di questioni.
che, benché appunto come se possono apparire apparentemente lontane dal nostro concreto vissuto, in realtà vi sono profondamente innestate, anzi di cui la nostra mente, la nostra anima ha bisogno per rapportarsi con il mistero cristiano. Ecco, se puoi avvicinarti. Buonasera, grazie. Io avevo questa curiosità, l'origine all'interno della teologia di questa dicotomia che ha portato alla secolarizzazione e quali sono, diciamo, gli aspetti principali che si possono riscontrare oggi. Grazie. Sì. Ma molto sinteticamente, perché la questione richiederebbe un corso, diciamo, accademico di un anno. Dunque, sono essenzialmente due, secondo l'interpretazione di John Milbank, e che riprende Henri de Lubac. La prima cade intorno al 1300, con il pensiero di Dun Scoto, secondo Milbank, che per varie vicende rinuncia alla nozione architetturale per tutto il pensiero patristico e fino a San Tommaso compreso, rinuncia al pensiero architetturale della partecipazione. Milbank sottolinea molto bene, non in quest'opera ma in un'altra opera che non è tradotta, molto corposa, Theology and Social Theory, teologia e teoria sociale, e sottolinea come a partire da Dun Scoto la teologia appunto prescinde dalla partecipazione. Questo cosa vuol dire? Che non si riesce più a pensare in termini tali da tenere insieme Dio e la creazione in una relazione che sia di profonda dipendenza quanto all'essere, ma anche di autonomia. Secondo Tommaso, detto molto in breve, l'essere assoluto è punto. Se vi è qualcosa che non è Dio, è partecipato e partecipa dell'essere secondo una modalità che si dice analogica. Non è allo stesso modo di Dio, è nel modo suo proprio. Questa visione consente di salvaguardare l'essere di Dio nelle sue peculiarità proprie, l'essere della creatura nelle sue peculiarità proprie, ma mantenendo un legame che chiamiamo partecipazione. Per cui nella creatura intravedi il creatore e il creatore partecipa qualcosa di sé alla creatura. Con Scoto, per varie vicende, secondo Milbank, avviene questa cosa. Attraverso la rinuncia alla partecipazione l'essere viene pensato in modo univoco. L'essere è lo stesso per tutti. Poi vi è una dimensione di infinito che appartiene a Dio ed una dimensione finita che appartiene alla creatura. L'ambito creaturale, l'ambito dell'essere creaturale e anche divino, da un punto di vista del solo essere, è concepibile totalmente. Non c'è nulla che dall'interno lo superi, così come nella visione di Tommaso, quanto riguarda questa partecipazione all'essere divino che dopo si risolve in Dio, che è inattingibile. E poi vi è l'ambito della rivelazione, in cui Dio manifesta il suo cuore, diciamo, la sua intimità, la vita trinitaria, il mistero di Cristo, eccetera, che riguarda appunto il soprannaturale. Ora,
già in questa visione manca questo legame che dicevo prima, perché lo sguardo filosofico è compiuto in se stesso e lo sguardo teologico è un altro ambito che ha le sue leggi, le sue norme, riguarda la carità, eccetera, ed è affiancato, diciamo così, per usare un'immagine. Quindi la perdita della partecipazione. Il secondo elemento è, a causa, in antropologia, l'emergere, come ho spiegato prima, della natura pura. In seguito a diverse questioni, sull'interpretazione di Agostino, insomma non mi sto a dilungare perché la questione è veramente complessa da un punto di vista storico, si giunge a ipotizzare appunto questo uomo indipendentemente dalla grazia. Mentre Tommaso dice l'uomo è concepito e creato in grazia, perché il discorso di Cristo che dicevo prima, l'uomo è creato in Cristo, eccetera, si arriva a pensare, guarda, per salvaguardare la grazia che è gratuita, io devo dire gratuita rispetto a che cosa? Rispetto a un dato. Allora c'è il dato, che è la natura pura, e c'è il dono. E io posso studiare il dato in sé e poi, se voglio, posso studiare il dono, dimenticando che il dato è un altro, è un'altra forma del dono, quindi tutte e due sono dono, ma soprattutto che non si può comprendere fino in fondo il dato se non consideri il dono. E allora nasce questa natura pura, no? Che è la base per Hobbes, Homo homini lupus, per Locke, per tutti i padri del liberalismo, ma poi diventerà del socialismo, cioè di tutte le, non cristiano chiaramente, di tutte quelle visioni, no, secolari, alternative al cristianesimo, che hanno trovato la possibilità di emergere in una cultura che era ancora profondamente cristiana, perché, che se ne dica, Descartes, Cartesio, scrive la prefazione delle sue Meditazioni metafisiche rivolgendosi ai teologi della Sorbona, che ancora erano considerati nel 600 i depositari del sapere. Quindi tutto ciò che si sviluppa, no? Questo mondo spinoziano nel quale viviamo adesso, dove la fede è ridotta a mera passione, no? Mero istinto, bruto, e la ragione solo quella che prescinde dalle passioni, quindi è calcolo, è geometria pura e quindi prescinde dalla fede per costituzione. Ecco, questo mondo spinoziano lo stiamo conoscendo adesso, non ai tempi di Spinoza, che non c'era, per dire, no? Allora, la perdita della partecipazione, la perdita della natura e l'affacciarsi della natura pura dall'interno della teologia, di una cattiva teologia, dice Milbank, hanno permesso anche l'avanzare da un punto di vista culturale del secolare. Prego. C'è una... Ah no, voleva dire qualcosa Marco? C'è una domanda... Ecco, ancora... Buongiorno e grazie. Salve. Della spiegazione. Io non ho mai studiato teologia, però mi ricordo ai corsi del liceo di filosofia che ci si era imbattuti in Pelagio e la sua obiezione, che mi sembrava molto umana e molto sensata, in cui si diceva... Dio non avrebbe mai creato l'uomo fissandogli un obiettivo che lui non riuscisse poi a raggiungere con le sue forze, perché aggiungere, oltre alla propulsione iniziale, diceva, della grazia della creazione, cioè la grazia iniziale, perché crearla insufficiente? Forse mi parlerà del peccato originale, ma a quel punto mi sono sempre chiesto, ma se Dio è prescente ed è creatore, queste due cose insieme non lo rendono responsabile dell'andamento della creazione? Ecco tutto. Allora, qua bisogna fare un po' di pulizia, però la domanda è chiara, ti ringrazio. Bisogna fare un po' di pulizia perché, allora, ci sono tanti termini che andrebbero un po' aggiustati. Diciamo così, la questione è questa. Prendiamo la metafora, no, del salto in alto, no? Allora Pelagio dice, ma innanzitutto se Dio è una persona seria mi dà un obiettivo che posso raggiungere con le mie forze.
Allora io che sono un monaco britannico, duro e puro, no? Uno che ci sa, come si dice, mi impegno, faccio il classico sforzo, e poiché Dio è una persona seria, non permetterà che il mio sforzo sia invano, quindi io ce la farò con le mie forze. E Pelagio se la prende con una frase del libro decimo di Agostino, in maniera terribile, quando legge che Agostino scrive: dammi ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Come dammi ciò che comandi? Se lo comanda Dio è una persona seria, vuol dire che tu ce la puoi fare. Sono come, è come quel professore, no, che quando facevamo il quadro svedese, lì mi diceva: Salvioli, impegnati, più forza. Io col mio dolce peso potevo tirarmi su finché volevo, ma o due braccia così, oppure non ce la faccio, insomma, doveva avere la forza un gorilla. Insomma, non, o dimagrisco. Quindi, allora, Pelagio ha un po' la visione di Dio, no, come questo personal trainer molto esigente, no? E se tu vedi la cultura anche odierna, no? Molto, io la chiamo kantiana, molto impostata sul dovere, sul se puoi vuol dire che ce la fai, o viceversa, insomma. Tutte queste cose, no? Che mettono l'accento sulla capacità, che se io mi impegno, mi metto lì, ce la faccio. Ecco, dipende un po' da Pelagio. Il ragionamento di per sé sembra piano, no? Ma se tu gratti, va contro il nucleo ardente del cristianesimo. Mi spiego bene. Noi siamo stati creati in grazia, no? E quella grazia prima e anche la seconda, non è che ce ne sono due, no? Però questa grazia, ci dice la rivelazione, abbiamo scelto altrimenti. E questo in noi ha lasciato una ferita, che si chiama peccato originale. Quando mi chiedono: ah padre, ma lei è ancora col peccato originale? Io dico: guarda il mondo, guarda le cose create e guarda dentro di te. Non c'è qualcosa dentro di te che ti dice che non può dover essere così? Cioè, non c'è una necessità perché sia così. Qualcosa è stato corrotto. Lo sentiamo, no? Di fronte alle brutture, di fronte alle violenze. Sentiamo che c'è qualcosa di corrotto, che siamo lontani da ciò che dovremmo essere. Non può dover essere così. Allora, all'interno di questa dimensione, la visione di Agostino implica il dono per raggiungere l'obiettivo, no? Ma è la cosa bella del cristianesimo, perché è come dire: il Signore non vuole che tu sia bello ai tuoi occhi per lo sforzo che tu puoi fare, ma ti alza l'asticella perché tu possa gioire del suo dono con il suo aiuto. E te lo spiego meglio con una frase, anche qua di Aristotele, però riletta da San Tommaso in maniera ammirabile, e che Milbank, proprio perché conosce questo problema, pone all'inizio del suo testo, del suo libro, e dice: quello che infatti possiamo mediante gli amici, in qualche modo lo possiamo da noi stessi. Quello che possiamo mediante gli amici, in qualche modo lo possiamo da noi stessi. Nel rapporto di carità vi è un amore di amicizia, e l'amore col quale Gesù chiede di essere amato e col quale lui ti ama ha questa dinamica amicale per San Tommaso. Dice: quello che possiamo fare con l'aiuto dell'amico è come se lo facessi io, cioè non toglie niente alla tua umanità, alla tua autonomia, anzi la glorifica e la magnifica nell'incontro con l'altro. Perché noi non siamo stati creati per raggiungere obiettivi in autonomia, sulla base di un presunto individualismo dell'autosufficienza,
Pelagio, monaco, monos, io così Dio mi comanda, così ci riesco, perché io obbedisco a Dio, mi impegno e ce la faccio a costo di spaccarmi in due. No, è il tendere la mano, è il lasciarsi portare, lasciarsi amare, è la gratuità con la quale tu ti lasci portare al Signore e la gioia con la quale corrispondi al suo aiuto. Che fa? Ed è per questo che lui ti alza l'asticella, perché non gli interessa, tra virgolette, che tu raggiunga un obiettivo con le tue forze, gli interessa poterti avere con sé. E allora il cristiano è colui che comprende che la divinizzazione è l'opera di una grande amicizia tra me, il Signore e i miei fratelli. Quello che il pelagiano è colui che invece pensa di dover obbedire a un comando con le sue forze per compiacere un signore e alla fine dire bravo a se stesso. Quindi c'è proprio di mezzo una visione antropologica, via un emergere dell'uomo, che è sensibilmente, utilizzo questa parola apposta, sensibilmente diverso, perché l'uno valuta la realizzazione dal punto di vista della misericordia, la misericordia donata, la misericordia accolta. L'altro valuta sull'efficienza, sulla capacità di risposta. E alla fine ti arriva a dire con Lessing: preferisco cercare la verità che non riceverla in dono. Stessa logica di Pelagio. Non posso arrivare alla verità. Mi hai fatto in modo tale che posso arrivare alla verità solo se accetto il dono della rivelazione. Ebbene, io preferisco ricercarla che averla come dono. Ma qua l'amore non c'entra, perché l'amore vuole l'altro nella forma del dono. Amatevi come io vi ho amato. Non so se sono stato chiaro. Allora, c'è proprio, vedi, il nucleo pulsante del cristianesimo che ne va con Pelagio. E Agostino, che ha fatto l'esperienza del peccato, che conosce bene l'orgoglio, perché come tutte le persone un po' capaci di orgoglio se ne intendeva, ma aveva anche veramente pianto per l'incontro con la misericordia di Dio, si accorge subito che qua c'è qualcosa che tocca, come diciamo a Modena, che c'è odore di zolfo. Ed è lo zolfo dell'autosufficienza che è proprio di tutto l'Occidente. Se mi consenti la notazione, credo finale a questo punto, c'è spazio per altre domande. Si tratta veramente di operare una conversione fra un modo di pensare che si fonda sul debito ad un modo di pensare che si fonda sulla grazia, che è parente di gratis, che significa dono. Confermi? Sì. A patto di mantenere un senso positivo del debito, cioè... Va bene, cioè, però non bisogna contrapporre eccessivamente debito e grazia. Cioè, io sono d'accordo nel senso paolino che tu richiami, cioè non è qualcosa di dovuto, e quindi tutta la logica del dovuto, mi devi, ti devo, e che poi conosciamo anche perché è la logica del capitalismo, no? Si basa sul debito in questo senso, un debito negativo. Sarebbe anche da dire tanto sul capitalismo e desiderio, perché quelli lì hanno capito molto alcune dinamiche dell'uomo, ma le trattano tutte in maniera contraria a quello che dice Gesù Cristo, chiusa la parentesi. Ma dicevo, è importante salvaguardare un senso positivo del debito. In questo senso c'è un debito costruttivo. Il discepolo rispetto al maestro dice: gli devo tutto, ma dice gli devo tutto come atto d'amore. Oppure nei confronti della persona amata, no? C'è un debito che dice relazione, cioè poiché saldare il debito significa chiudere la relazione, io non ti devo più nulla, quindi vai per la tua, io per la mia. Mi hai prestato 5 euro, te ne do 5, se vuoi 5,50, ma aria, logica del mercato. Invece la gratuità e il debito positivo del discepolo per il maestro custodisce la relazione. Allora al dire ti devo tutto, ma quanto gli devo,
può essere anche un'esperienza buona nella linea dell'amore. Perché? Perché è qualcosa che è stato donato e non viene chiesto indietro immediatamente nella stessa forma, ma apre ad un'altra forma di dono quando verrà, e tu rimani nella relazione con un grande senso di gratitudine, cioè ringrazi per tutto quello che ti è stato donato. Allora, gratuità, gratitudine, debito positivo, in questo senso che ho delineato, sono le dimensioni del nostro rapporto con Dio, che guarda caso, proprio in questo aureo libretto, Milbank esprime con una forma paradossale, lo scambio unilaterale. E lo scambio unilaterale dice proprio nel suo linguaggio questa circolazione del dono che apre ad una relazione che si mantiene in un debito in attesa di poter ridare qualcosa d'altro, un domani quando sarà ora. Quindi se volete andarla a vedere, ve la lascio come piccola curiosità, acquistate il libro e pensate, perché è un libro per pensare, non è un libro per svagarsi questo, un libro per andare a fondo delle cose. Se uno vuole un libro per svagarsi, gliene consiglio altri, questo è un libro per pensare. Il libro, lo sapete, John Milbank, il fulcro sospeso, Enrico Liubacchi, il dibattito intorno al soprannaturale, ma come sapete in vendita vi è anche l'altra opera, in questo caso di padre Marco Salvioli, Bene e male, variazioni sul tema. Le ringraziamo, con questo incontro si concludono anche i nostri appuntamenti al nostro stand per l'edizione del Meeting 2013.